Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Allora, siamo andati a fare la spesa, siamo andati da Acquistapone, ho comprato alcune cosucce, un po' io, un po' la mia amica. Cosa abbiamo preso? C'erano delle cose scontate e ho preso un po' di scorta, perché sapete tutti che non ci vado spesso, quella volta che ci vado spendo 60 euro, va bene? Allora, abbiamo preso il detersivo per quanto riguarda la lavatrice a 1,69 euro. C'era quello classico che sarebbe questo della Soft. Ho sentito l'odore, mi è piaciuto e l'ho voluto prendere. Questo è 2,5 litri di detersivo. A 45 lavaggi, io non mi ricordo se l'avevo utilizzato altre volte, però ho sentito la profumazione e mi è piaciuta. Ovviamente ho voluto prendere sia questo perché, vi ripeto, veniva 1,69 euro, e poi ovviamente essendo che mi è piaciuto e ho sentito gli odori delle altre profumazioni, ho voluto prendere anche questo che è più concentrato, enzimi attivi, eccetera, eccetera. Questo è full cover ed ha un altro tipo di profumo e mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente si deve anche utilizzare. Poi ho preso la lavanda, ovviamente dovevo prendere la lavanda, quindi l'ho preso. Anche questo 2,5 litri e quindi anche preso per quel motivo, perché a me piace tantissimo. E poi dulcis in fundo, ma fu proprio in fondo, in fondo, in fondo, c'era anche questo odore, quindi l'ho voluto prendere, ed è muschio delicato. La profumazione mi piace tantissimo, ovviamente questo lo utilizzo. Sì, il profumo mi piace perché ti dà quell'effetto di fresco nei vestiti, che a me piace tantissimo veramente. E quindi ho voluto prendere quattro profumazioni, ce n'erano altre, ma non l'ho voluto prendere perché non mi interessavano. Poi sono andata a prendere le creme mani perché sia mio figlio che mio marito soffrono di geloni per quanto riguarda le mani, quindi ho preso queste due confezioni e ho preso il Glycerin Crema, questo qui veniva 2,19 euro, e poi ho preso questo qui nel barattolino che veniva 2,19 euro, quindi non so quale utilizzerà uno e quale utilizzerà l'altro, o tutti e due insieme. Non ho sentito parlare benissimo di questa crema e quindi l'ho voluta prendere. Questa è 100 ml di prodotto e questa è 75 ml di prodotto, quindi conviene questa di norma. Però proviamola. Questa io ad esempio Andrea gliela volevo far mettere dentro lo zaino, perché Andrea purtroppo ha i geloni nelle mani. Poi, per quanto riguarda il maritozzo, l'altro giorno è tornato con dei tagli per quanto riguarda le mani, perché hanno pulito lavorando al magazzino, e quindi gli ho preso due confezioni di cerotti di diverse misure, ma poi l'avevo preso anche dai cinesi, quel a banda larga, e quindi amen. Venivano questi 1,10 euro e 1,39 euro. Poi ho preso due Super Stay Crayon di Maybelline a 6,50 euro. E sono due rossetti di questi qua. L'ho voluti aprire, ovviamente, arrivata a casa per provare il rossetto. E sono due colorazioni, ovviamente, che a me piacciono tantissimo. Sono quelli irretraibili, tipo a pennarello. E ovviamente, essendo che non si poteva swatchare, ho cercato di guardare tramite, diciamo, l'astuccio per capire i colori. E questi sono i colori. Questo è il 15, questo è il 15 e quello più rosato è il 25, e devo dire che non l'ho ancora utilizzato, quindi non ve lo so dire se sono buone o meno. Poi nel frattempo ho preso anche delle matite, sono alla ricerca della matita nera per quanto riguarda la parte interna degli occhi, quindi ho voluto prendere delle matite che un bel po' di persone mi consigliavano. Io odio il fatto che ci sia lo scotch qui nelle matite. Però capisco benissimo le commesse che devono andare ogni 2-3 appresso l'ignoranza delle persone a dire che le cose non si possono sbocciare, che non si possono aprire. Ovviamente, perché capita
quella persona, ma molto molto ignorante, comunque non riesco forse nemmeno ad aprirla io. Ok, ci sono riuscita. Allora, questa è una Kohl Pencil di Max Factor. Ho sentito veramente recensioni per quanto riguarda l'interno dell'occhio e dicono che è buonissima. Non mi ricordo, su 9 euro e qualcosa veniva. Poi c'era questa qui della Deborah, dell'Extreme Pencil, la 01, sempre ovviamente marca Deborah. Questa è quella retraibile ed è un nero molto molto più scuro. Ed è questa, quella della Deborah, questa qui. E poi quella che la commessa mi ha detto: guarda, prendi questa con 2,50 euro. Ti togli il pensiero, perché dice che è la migliore in assoluto. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, riuscita. Ed è della Wet n Wild. Mi ha detto, dice, guarda, prenditi questa della Wet n Wild, perché anche in base al prezzo dice che è di 2,50 euro, però scrive all'interno dell'occhio che è una meraviglia. E quindi ho preso anche questa. Quindi ovviamente vi farò sapere se ho trovato la mia matita almeno in queste tre. Chi lo sa? Poi ho preso un prodotto che non è la prima volta che lo prendo. Non mi ricordo se in altri video ve l'ho fatto vedere, ma mi sono innamorata di questo detersivo. Mannaggia a me quando l'ho comprato, perché lo utilizzo in tutte le lavatrici che faccio. Almeno un tappino piccolino glielo metto, e sto parlando di questo detersivo per quanto riguarda la lavatrice Alba. Mi piace tantissimo, mi piace la profumazione che è fresca e tutto. Quindi quando non avevo questi qui della Soft che ho preso ora, avevo comprato questi. Questi venivano, se non mi sbaglio, 99 Alba, giusto? Alba bucato 99. Io ne ho prese 5 di queste. Ma mi trovo benissimo, io faccio a mano in lavatrice, qualsiasi cosa, ma fa un profumo, ragazzi, un profumo pazzesco. Mi piace troppo. E il profumo è inebriante, veramente. Di pulito. Volete qualcosa di pulito? Questo è il profumo adatto, veramente. Una cosa eccezionale. Poi andiamo tramite lo scontrino, così vi dico anche piano piano le cose. Ho preso della Vernelle concentrato a 2 euro, questi ammorbidenti. Ho preso questo qui che nella profumazione Aromatherapy, a me piace tantissimo, sapete, l'ho acquistato un sacco di volte e quindi lo acquisto sempre. Quindi ho preso questa profumazione, poi ho preso la profumazione classica che mi piace tantissimo, veramente, ed è alla lavanda. Adoro la lavanda, come notate in tutti i miei detersivi. E poi, aiuto, mi sta per cadere tutto. E poi ho preso questo qui, Aromatherapy. Aiuto! Questo fa un profumo pazzesco, veramente mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto riprendere. E Sogni di Loto, comunque è stupendo. Per 2 euro, sinceramente, tutta la confezione mi è piaciuta tanto e quindi l'ho voluto riprendere. Aspettate che appoggio queste cose e continuiamo. Poi andiamo sempre tramite lo scontrino. Ho preso, questi ve lo voglio far vedere all'ultimo, vabbè. Ho preso sempre ammorbidenti della Tesori d'Oriente. Tutti parlavano bene di questi ammorbidenti di Tesori d'Oriente, quindi ho detto: ma guarda, fammi sentire almeno il profumo, visto che sono scontati, li voglio prendere qualcuno. A 1,45 euro ho preso questi qua, 1 e 1,2. Allora, questo è alla Amla e Patchouli e devo dire che mi è piaciuto molto questo profumo. Sì, mi piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Ho preso sia questo che questo, che questo è all'Argan e Fiori d'Arancia. Io ho aperto questo ammorbidente, ho odorato e ho detto: ma somiglia a un profumo maschile. Ho chiuso il tappino e l'ho messo dentro il carrello. Arrivata a casa, forse non è stato, diciamo, toccato bene o non è stato chiuso bene tutto, sentivo questo profumo nel sacchetto. Mamma mia, ma un profumo, ma un profumo. Era questo. Ho detto: vabbè, sarà bucato, lo utilizzo subito, in caso già si svuota subito, no?
Ragazzi, ho fatto la lavatrice. Appena ho aperto il cestello, apriti cielo, apriti cielo. Un profumo che te lo devo dire a fare. Chiamo subito la mia migliore amica, gli faccio la foto. Vammi a prendere sei confezioni di ammorbidente. E lei subito è andata a prenderlo perché questo ammorbidente ovviamente va sempre a ruba. E spesso capita che non ci sia. Infatti, quando lei le ha detto: Ma sicuramente, sicuro ne vuoi? Sì, vai a prendere. Poi ha sentito mia nipote, dice: Ma cosa gli stai comprando? Alla zia dice: L'ammorbidente che gli è piaciuto tantissimo. Qual è? Lei le ha chiesto, siccome lei l'aveva comprato pure per conto suo, gliel'ha fatto odorare. Fa, Michè, mentre che ci vai, mi dimentichi sia ben mia. Quindi non sono la sola. Veramente dura tantissimo. Io l'altro giorno ho lavato il mio pigiama in pile, come tipo questi tessuti così, l'odore si sente. Io ho lavato il divano, le fodere del divano con tutta la spugna e tutto, perché ogni tanto lo faccio, specialmente in questo periodo che il tempo è buono e tutto. Ragazzi, ma un profumo che non vi dico. Nella stanza si sentiva solo quel profumo. Poi ho preso un ammorbidente Lenore che mi è stato consigliato da mia sorella. Si è portata la testa, compra questo, è il migliore, compra questo, è il migliore. Mi è costato 1,50 euro ed è questo qui. Lei compra sempre questo, dice che si trova benissimo, gli profuma tutto. L'odore sì, è carino, però voglio vedere sinceramente la profumazione, come se è dura oppure no. Questo è fiori di seta, proprio lei mi ha mandato questa foto perché mi ha detto, dice, questo qui è ottimo, compra questo. Quindi lo volevo provare e l'abbiamo preso. Poi ho preso il Vanish a 3,19 euro, era scontato, e quindi ho preso sia questo qui rosa che quello bianco. Sinceramente non mi ricordavo diciamo il perché, ma poi avevo notato che uno era per gli indumenti bianchi e uno per quelli colorati. Siccome io mi prendevo l'altro, ora non mi ricordo la confezione com'era, comunque prendevo un altro, però ovviamente erano scontati questi qua e l'ho voluti prendere. Questo è bianchi, è per tessuti bianchi ed è un'azione sbiancante e tutto, e questo invece per tessuti colorati, sicuro su tessuti colori e tessuti, questi tessuti colori, colori e tessuti, e ho preso questi due visto che erano scontati, li ho voluti prendere. Poi ho preso questo qui che è un profumo a biancherie, sempre per quanto riguarda l'asciugatrice, perché spesso vedo piume volare, perché spesso mi capita che non fanno così un buon profumo i miei indumenti usciti dall'asciugatrice, e quindi volevo provare un altro profumo perché ho pensato che mi fosse abituata al profumo che mettevo io nell'asciugatrice, e quindi ho voluto prendere questo qui che è Primavera in fiore ed è costato 2,99 euro. Poi il Vanish l'abbiamo detto. L'ultimo prodotto è l'Isoform Calcare ed è a 1,50 euro. L'ultimo prodotto che ho preso è questo qui ed è zero calcare e disincrostante. Elimina i germi, assicura, agisce fin sotto. Io cosa faccio di solito? Siccome c'è il fatto che l'acqua corrode tantissimo, qui non abbiamo un'acqua buona per quanto riguarda anche, diciamo, lo scarico, e spesso mi lascia quel residuo di giallume che io trovo ogni volta che si solleva il coperchio del gabinetto, ed è una cosa che io odio in assoluto. Di solito gli metto l'acido e lo faccio andare un pochettino, e poi gli metto il detersivo anche dei piatti, perché il detersivo dei piatti, essendo anche che toglie, diciamo, scioglie i grassi e tutto, eccetera, eccetera, io gli metto quello, poi gli metto 2 bicchieri di acqua calda, di solito lo faccio col secchiello, gli metto un pochettino di acqua calda, strofino, e poi si pulisce automaticamente. Volevo provare questo qui perché ho sentito parlare benissimo di questo su TikTok, l'ho visto, e quindi ovviamente ho detto, prendo la palla in balzo, se mi trovo bene con questo prodotto utilizzo questo, perché di solito utilizzo anche il detersivo dei piatti, non so voi, ma io li sperimento tutti perché il bagno con quei residui di giallume sinceramente non mi si blocca qua.
Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere, che questa non è stata acquistata da Acquasapone, mentre la mia migliore amica faceva la spesa, gli ho detto di comprarmi il bifasico della Fior di Magnolia ed è questo qui, uno struccante. Io l'ho già utilizzato altre volte quando la confezione era diversa. Siccome dovevo finire un bel po' di prodotti che avevo già acquistato, quindi non ci ho fatto più caso. E io ho detto: quando ci vai, se te lo ricordi, comprami il bifasico. E lei, ho fatto la spesa e mi ha comprato il bifasico. E niente, questo è tutto, giusto? Sì, di questo ve l'ho detto, ne ho presi 6, mi è piaciuto tantissimo. Spero che al più presto faranno altri sconti, quindi me li andrò a prendere. Niente, per quanto riguarda gli acquisti fatti da Acquasapone è tutto. Per un bel po', ovviamente, non acquisterò detersivi. Non è vero, assolutamente. Perché se io esco vado a comprare sempre detersivi. È difficile che vado a comprare make-up, cioè soltanto make-up, ma compro la maggior parte delle cose detersivi perché l'unica cosa che faccio a casa è pulire e lavare, quindi ovvio che diciamo, smaltisco di più questi prodotti. Per quanto riguarda questo, io ve lo consiglio assolutamente. Cioè, il prodotto, questi due sono i prodotti che vi consiglio di più in assoluto per quanto riguarda questo haul. Sono la mia vita. In questo momento sono la mia vita. Senza di questi non vivrei. Ho messo le cose bianche a 60 gradi, a 60, con questo, l'asciugamani. Di una morbidezza, una morbidezza, e poi si sono tolte tutte le macchie. Pazzesche, bellissime. Mi sento orgogliosa di questo haul, ragazzi. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi ovviamente se avete altri prodotti da consigliarmi per quanto riguarda lavatrice, asciugatrice e tutto il resto. Io ovviamente sono qui pronta ad ascoltare i vostri consigli ed a prendere appunti per quanto riguarda il prossimo haul. E niente, io che dirvi, vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!